non troppo utile, perché a quel punto l'efficacia in sé diventa abbastanza relativa. Intanto vediamo Team Empire cosa va a bannare. Qua ci va a bannare Ying, ban per Angry, ban personale. Pentosport sanno di avere questo ban sempre, quindi di avere un ban più libero in attacco. Pentasports, che avevano la possibilità di poter decidere su quale side iniziare, hanno deciso di voler attaccare per primi, quindi 5 attacchi voluti miratamente contro gli Empire. Evidentemente hanno studiato penso molto questa partita. Qui sarà Echo, altro personale. E invece no, mira. Vogliono sorpresa, lasciare signori. Echo al Team Empire. O forse vogliono mantenerselo anche per loro stessi, hanno visto di avere molti problemi col montagne. Quindi il Team Empire, sapendo che gli avversari solitamente ti bannano l'eco, potevano sfruttare questa cosa e proporre a loro volta il montagno. Ecco qui anche Valkyrie. Valkyrie evidentemente per voler limitare le soluzioni esterne da parte degli avversari, gli Empire si sono resi conto di quanto infatti i Penta vadano giocando molto molto bene con questa operatrice, con strutture difensive, sì, con telecamere tra l'altro sia interne che esterne. Però qui si liberano veramente tante tante possibilità. Prima di tutti sicuramente Lion, che l'abbiamo visto bandito quasi sempre durante questo torneo, e invece è il primo che appare appena ne ha l'occasione. Dall'altra parte ovviamente Echo immancabile, il Bonsider non se lo fa sfuggire. Combinazione con Joystick e Kerzeka, che si è distinta per il prestigio e le capacità ieri pomeriggio, oggi ritorna in grande stile, lo fa contro una squadra atomica, i Pentasports. Due team praticamente di Pro League, uno già c'è, l'altro presumibilmente ci arriverà brevissimo. Direi qua fanno rivedere come ieri Clash in questa difesa. Ieri sono stati anche fortunati, l'hanno vinta due volte, quando due volte meritavano di perderla. Quindi penso che i Penta, se hanno studiato bene gli avversari, sapranno come counterare questo tipo di difesa. Arrivati a questo punto è tutta una battaglia a prendersi le misure. Sicuramente bisognerà fare bene il punto proprio su quelle che sono le strategie. Gli Empire iniziano con la loro più classica delle difese, quella al piano di sopra, con appunto la combinazione di De Maestro che di il buon Echo. Tra l'altro ci sono anche Smoke e Jaeger, che sono abbastanza comuni per questa formazione. Abbiamo visto spesso anche Clash, oggi ne rivediamo probabilmente la replica. Una soluzione difensiva pronta a imporre comunque una risposta nel momento in cui la squadra avversaria decidesse di andare alla breccia di uno dell'altro, portando poi lo scudo a fungere direttamente da fonte di informazione alternativa. E comunque vediamo già un grandissimo cambio rispetto alla partita di ieri su Border. Con la presenza di Echo saranno i droni di Echo a proteggere quello che è il site di Fontana, mentre le due Evil Eye sono state entrambe piazzate nella parte di Armory. Tanto qui Panic si è rimasto ferito, evidentemente c'è stato un minimo di scontrafuoco che però non abbiamo troppo seguito. Arriva il push, Panic non vuole perdere tempo, si è già lanciato verso l'obiettivo. Shepard comincia ad aggiungere pressione, forse vuole semplicemente andare a creare una linea di tiro. Perché è rimasto già a metà vita, arriva il push di Panix, ci riesce signori con un colpo devastante, riesce a prendere già Revan, già mette la squadra avversaria in una condizione molto difficile, anche se Joystick nel frattempo è rimasto veramente low life. Panix si trova ormai in una tenaglia da solo, isolato nel lato est, tutti i suoi compagni sono sparsi altrove. E l'1v1 contro Clash è veramente orribile per un attaccante trovarsi in questa situazione. Ora Panix sta cercando perlomeno di fare un colpo, ma niente, Scyther lo va fulminando attraverso gli stessi buchini che aveva creato il francese. Non c'è stato niente da fare. Gli Empire iniziano benissimo, 5 contro 3. Già un Art Breacher fatto fuori. Toccherà ora ad Enemy guidare la formazione offensiva verso l'inserimento, evidentemente altrove. Doppio Jaeger per proteggere l'Echo. Quindi riescono a salvare questa situazione, però Angry con questa kill riesce un attimino a bloccare il mood del Team Empire. Kill facile ora su Joystick, che era veramente low life, però anche Angry ci rimette un pochino di vita. Ancora Joystick che inizia benissimo un altro round, sempre lui a battezzare ogni round in difesa. Shepard veramente fastidioso per l'attacco con questo Clash.
Non riescono a prendere Fontana. Il tempo che sta facendo perdere Shepard è incredibile. Ancora Scyther, addirittura la smoke lanciata. Ancora Shock a confermare la kill. Enemy è rimasto da solo. Forse ci sarà addirittura il rest sul compagno. Tutto in attesa. Si aggiunge pressione. Il povero enemy elettrizzato deve scappare. Non può fare ormai più niente se non aspettare l'inesorabile fine di questo round. Malissimo iniziato. Che colpo. Almeno un headshot se lo porta a casa. Ma ormai è impossibile riuscire a fare qualcosa. Shepard la chiude col mitraglietto. Abbiamo visto come questi Empire abbiano un pochino aggiustato quello che è il loro stile difensivo. Ieri abbiamo visto come questo side era quello più debole nella loro difesa, mentre oggi è diventato quello più forte. Si sono adattati al tipo di attacco portato dai Panther. Il meta su questo torneo sembra essere una nuova rivoluzione di Rainbow. Sembra che si voglia giocare spesso e volentieri con uno scudo, sia in attacco che in difesa. E questa scelta in effetti sta funzionando il più delle volte, quasi a voler completamente rivoluzionare uno stile di gioco che in realtà online non abbiamo visto mai, neanche nelle competizioni più importanti. Abbiamo visto sì, ma mai così frequentemente. Nelle competizioni, in questa competizione in particolare, a quanto pare usare lo scudo, usarlo bene, soprattutto questi team che poi sono arrivati negli ultimi tre, sostanzialmente il podio, bronzo, argento e oro, sono effettivamente maestri nel loro utilizzo. Ma ovviamente in LAN trovarci uno scudo di fronte aumenta già la pressione, che è già non indifferente di per sé. Seconda difesa ora in Ventilation, la più classica delle seconde difese, però con una variante architettonica. Infatti stiamo vedendo un ampliamento della struttura difensiva orizzontale, tanto è vero che si è blindato praticamente tutti i muri di doganali, addirittura qualcosina anche per il verticale, quasi tutta la mappa praticamente controllata dai difensori, per poi lasciarla a mano agli avversari, guadagnando quanto più tempo possibile. Lasciano praticamente solo scale est libere. Ora gli Empire hanno il controllo di un bel pezzo di mappa. Vedremo se i Penta decideranno di andare dritti per l'obiettivo o dovranno conquistare uno alla volta tutti i settori, cominciando sembra da CCTV. Dronato sa che è uno dei pochi punti liberi dei giocatori russi, e si appresteranno poi a combattere qui per il possesso di archivi. Ancora in attesa, Joystick spera nell'occasione opportuna. Questa volta la difesa lo costringe a giocare un po' meno attivo, un po' meno vagante. I colpini creati dall'avversario, sfruttati anche lui per prefire, nella speranza di trovare la testa dell'avversario. Il Joystick sempre piegato, sempre difficile arrivare a fargli un edge perché non si trova all'altezza, quella consona solitamente degli avversari. Ancora tutti in attesa. Gli Empire semplicemente si stanno limitando ad aspettare la mossa degli avversari. Avversari che in realtà per adesso non si sono mossi poi quel granché. Penta che sì, si sono inseriti, ma in un minuto e mezzo poi non hanno fatto quel granché. Ci sono addirittura due muri non blindati. Forse Scyther vorrebbe sfruttarli in un secondo momento per contrattaccare gli avversari. E va il push, bravissimo Shock ad approfittare dello spazio tra la porta e il pavimento. Angry non ha voluto usare il suo tool, voleva aprire quella bridge. Mamma mia signori, un headshot in prefire spaventoso anche su enemy, e Shock qui condanna completamente la squadra avversaria a doversi reinventare completamente, ma aggiunge del suo tripla kill signori, e sono rimasti soltanto due poveri Penta completamente sbaragliati da questo giocatore con Kestrel. Addirittura anche Joystick ci mette del suo, il povero capitano della squadra francese ci lascia, è rimasto solo Sir Boss a doversi inventare un round impossibile, 1 contro 5. Oltretutto non può aprire nulla. Ed è sempre lo scontro con Shockwave, il suo acerrimo nemico dall'altra parte, disperato. Finisce flawless questo round per gli Empire, che si portano sul 2-0, devastanti al controllo di questa mappa.
Avevamo già visto ieri che questo era forse il side più forte nella difesa degli Empire. Scelta discutibile forse quella dei Penta di andare, di partire subito in attacco con una squadra così forte nell'ambito difensivo, non che non lo siano anche in attacco, ma gli Empire danno il meglio di loro, soprattutto in difesa, e forse la mappa Border gli dà addirittura un valore aggiunto su questa filosofia. L'incredibile capacità di Scyther, Joystick, Karzega, già sottolineata più volte, sta mettendo in ginocchio la formazione Penta, la formazione francese, che già si ritrova con due punti sotto a dover ricostruire tre attacchi tutti in salita, con tra l'altro il terzo e ultimo site difensivo presumibilmente, ma magari ce ne sarà anche un quarto, Custom Inspection Supply Room. Sarà una difesa impuntata anche ad avere il possesso del piano superiore, come quasi sempre capita su questa mappa. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. E vedremo se come ieri cercheranno di aprire tutto questo muro per dare la copertura in A, senza avere un vero e proprio player all'interno. Joystick sostanzialmente abita al piano di sopra, abita in armadietti, lo abbiamo visto più volte, prepararsi la difesa. Lui dove si va, lui deve fare sempre lo stesso identico lavoro, preparare sempre la stessa, stesso setup difensivo, i suoi fili spinati, le sue piastre vanno sempre nello stesso modo a quanto pare. Sono gli altri che si devono adattare di più alla situazione, al cambio, al parametro rotazione obiettivo. La Shockwave con Cassol, uno degli operatori non fortissimi proprio nel gunfight, perché per colpa della sua arma invece si sta facendo vedere come, se giocato bene, può essere tanto effettivo. Quindi una difesa stavolta più verticale rispetto alla seconda vista. Infatti notiamo come tutta la zona di CCTV sia controllata, però in effetti almeno una parte di mappa stavolta dei russi è stata lasciata alla mercé degli avversari, che potranno prenderla con facilità qualora ritenessero necessario lo sforzo. Joystick rifinisce alcuni dettagli, chiude come può, addirittura con le porte. Poi quel drone gli chiederemo come l'ha visto. Ha un occhio niente male, ha un occhio niente male. Penta Sports sono sembrati in questo inizio round, dopo aver perso contro i Vodafone Giants poco fa, un po' sottotono, forse un po' infastiditi dalla sconfitta. Tanto è vero che stanno perdendo tantissimo tempo in attacco. I loro ingressi all'interno dei site e anche solo dell'edificio sembrano essere piuttosto lenti. Non ci hanno abituato in realtà a questa passività. Li abbiamo visti sicuramente più veloci, più capaci all'azione, sicuramente in grado di clacciare, cosa che per adesso non si è vista poi quel granché. Stanno soffrendo il primo vero grande avversario di questo torneo che incontrano. E i Giants sì, hanno vinto, hanno fatto una grande prestazione, ma non erano così formidabili nello scontro a fuoco uno contro uno. Qui invece si trovano un team che tutti e cinque sono effettivi. La Scyther dovrà evidentemente stare immobile. Nel frattempo Karzega subito su Enemy. Inchioda un altro avversario, l'unico del trio magico dei russi che ancora non si era fatto vedere. Finalmente si illumina e Shock comincia a dargli una mano. Shock, che era l'unico che in effetti si era visto poco ieri pomeriggio, oggi ci tira fuori già una serie di round spaventosi. Sir Boss qui nel disastro totale su Hungry, un team kill che condanna completamente i poveri Penta, probabilmente a perdere un altro round, a meno che ora di un miracolo da parte di Revan. Ancora un altro round, 1 contro 5, possibilità di nuovo di un altro flawless, disastro totale per i francesi. Doppio kill, Revan ancora su piazza, ci crede, non si vuole arrendere, ma niente da fare, ancora Shockwave. Shockwave oggi ha fatto la dieta di Joystick. Sì. Ieri scherzosamente il capitano nominava quanto Shockwave fosse particolarmente pericoloso quando aveva fame. Evidentemente Joystick. E in effetti oggi evidentemente hanno lasciato a digiuno tutta la squadra, anche lo staff, probabilmente anche il coach avrà smesso di mangiare per riuscire ad essere i più cattivi possibili. Pausa tattica è il momento, perché qui il team Empire si sta veramente involando anche sulle ali dell'entusiasmo a portarsi a casa questa mappa. Sono riusciti a vincere tutti e tre i side, quindi adesso ricominceranno con quella che è la difesa armadietti, che è andato molto bene. Vedremo se riproporranno anche Clash oppure vorranno cambiare qualcosa. Ieri una volta hanno usato Clash e la seconda volta l'hanno sostituita, quindi già qua vedremo se come ieri cercheranno difese diverse oppure
cavallo che vince non si cambia. Sappiamo bene come i russi in realtà spesso e volentieri tendano ad insistere sulle stesse strategie, perfezionandole piuttosto che cambiare e trovare una strada che magari li trovi meno confident. Per ora la linea è sempre stata la stessa. Francesi che forse si sono adattati di più alle occasioni e agli eventi che gli sono capitati davanti, però sono sembrati sottotono rispetto a quello che ci si aspettasse da loro. È un periodo complicato per i Penta, anche in Pro League l'abbiamo visti soffrire in un paio di partite, la settimana scorsa contro i Mokit, perdendo per un 6-1, scusate, e poi andare a pareggiare contro i Millennium proprio giovedì. Sicuramente un periodo complicato per loro, il cambio di roster recente, il roster Mania appunto, e il cambio di strategie, il cambio di organizzazione e quant'altro non evidentemente ancora ha sortito gli effetti positivi che si sperava. Addirittura sono arrivati un po' anche a soffrire tutti questi cambiamenti che per adesso non sono stati ancora assorbiti. Il resto dei loro competitor se ne sta approfittando abbondantemente. Il primo a farne man bassa è stato letteralmente gli Vodafone Giants, che si sono già proiettati in finalissima. Grandissima tra l'altro soddisfazione ovviamente per lo sponsor, che oltre ad essere grande partner appunto di SL si ritrova con la sua squadra in diretta finale, nonché tra l'altro grande piacere addirittura avere i nostri cari cugini spagnoli in gran finale. Ora bisognerà capire se saranno i francesi o i russi a dargli battaglia. Ci vedremo anche se i Penta cercheranno di sostituire questo tipo di attacco, cercheranno di cambiarlo. Quello da office non ha funzionato granché, forse potrebbero pensare di attaccare quella che è Armory. Dato qui notiamo come sia stata riproposta quella difesa al piano di sopra, difesa che però presenta delle differenze rispetto a quanto proposto nel primo tentativo della difesa al piano di sopra, nonostante questo in realtà si fosse rivelato addirittura vincente. Questa volta non vediamo il doppio pesante, non vediamo Maestro schierato. Al suo posto mi sembra ci sia un Bandit, quindi magari la possibilità di portarsi alla breccia, cercare di bruciare perlomeno le cariche di Termite. Forse anche per difendere Scyther quando utilizza i droni. Pressione addirittura dall'esterno, gli Empire vogliono aggiungere un'attacca sulla loro cintura, arrivare su 4-0. Ci sperano per davvero, il joystick è proiettato su questa idea, tant'è vero che si sta per lanciare quasi fuori all'esterno dell'edificio per andare a prendere Angry o qualche suo compagno. È proprio un momento psicologico da fermare per quanto riguarda i Penta. Non hanno avuto risposta fino adesso e già questo round un minuto senza nemmeno entrare. Il colpo con i Vodafone Giants si è sentito tanto, da lì si sono un po' spenti. Questi primi tre round hanno visto gli Empire sicuramente meritevoli di capacità, per meritevoli di questo 3-0, però dall'altra parte ci sono tanti tanti errori, tante banalità commesse dai Penta che sappiamo possano in realtà andare a commettere. Intanto, come avevamo detto prima, si sono accorti che la loro tipologia di attacco non andava bene e hanno aperto Armory. Quindi c'è già questa modifica da parte dell'attacco. Qui Angry andrà a dare pressione e con la diagonale riuscire a spostare magari lo smoke. Ora ovviamente ancora tutti in attesa, sperano in un attacco da parte dei difensori in un aumento di pressione. L'unica pressione però che stanno incontrando finora è l'arrivo di Shepard con Clash pronto, come si suol dire. Intanto Angry, incredibile, attraverso la staccionata di legno che copriva la visuale, è andato a sparare qualche colpo in predizione, ha trovato un povero joystick che passava da quelle parti. Ancora Angry, stavolta su Shockwave, lancio delle incendiarie che condannano Shepard a morire soffocato. Ora gli Empire disperati si ritrovano solo con le due ancore, 2 contro 5, possono ancora inventarsi una magia. Chiaramente sta cercando di sfruttare Gazzeca quanto più possibile le smoke rimaste per distanziare. Arrivano anche i droni di Scyther. L'errore del russo avrebbe potuto realizzare una kill facile.
Inizia il push, Sider dall'altra parte a rispondere al flank, doppio kill per lui, Garzega continua a insistere. Il defuser ormai è stato piantato nonostante Enemy abbia perso metà della vita per riuscire a farlo. È iniziato il momento di inventarsi l'impossibile. Sider va giù. Questo round è... finalmente abbiamo visto i Penta riuscire a fare qualcosa di programmato e quindi meritatamente si sono portati a casa questo round. Per fortuna i francesi riescono finalmente ad imbastire un attacco corretto con una filosofia molto più canonica rispetto al passato. Attacchiamo solo da un lato, facciamo fronte unito, sfruttiamo le risorse che abbiamo a disposizione, le frecce di Capitao, ma anche tutte le attrezzature come le cariche da freccia, le fumogene, le stun che abbiamo a disposizione. Il Karzeka voleva fare come ieri, voleva portare a casa tutti. Non ci inventiamo un nuovo attacco un po' improvvisato, un po' troppo sparpagliati, perché questi russi, se ci vedono divisi, ci spaccano a metà, ci massacrano letteralmente. Facciamo fronte unito, andiamo tranquilli per l'obiettivo, vediamo se riusciamo a inventarci qualcosa in questa maniera. Mi stupisce però che i droni di Ego in realtà non abbiano potuto fare nulla. C'era IQ dall'altra parte, ma non li abbiamo visti neanche un po', neanche un minimo tentativo. È stato il push dal retro. Scyther è andato per la kill e ormai il plant era già venuto. Sono stati molto bravi a togliergli il tempo per poter stare nel drone. Qui inizia un altro... ultima difesa per gli Empire, che decidono di cambiare nonostante potessero tornare al piano di sopra. Si rendono conto forse che i loro avversari cominciano a prendergli le misure, propongono qualcosa di differente. Questa è la difesa che gli è sempre venuta meglio in questi due giorni su Border, forse la più pericolosa in effetti. 10 secondi left. Anche perché è molto più pericoloso joystick quando si trova a rommare al piano superiore invece che al piano inferiore. Quindi dall'alto hai questo vantaggio. Ecco joystick qui a preparare la sua classica difesa in armadietti da solo, nonostante appunto il resto dei suoi compagni sia al piano di sopra. Il drone è posizionato in maniera certosina da parte di Revan in modo da portarsi avanti con il lavoro. Qualora un suo compagno morisse strada facendo, avrebbe a disposizione un'ottima gamma che taglia a metà l'edificio. Formazione Penta che decide di iniziare le danze conquistando anche la zona di CCTV, che viene sempre lasciata libera dal Team Empire, abbiamo visto sia ieri che oggi. Mantengono questa tipologia di approccio alla mappa, cambia il livello di aggressività. Però arriva la breccia, pressione che aumenta, un buon joystick che si ritroverà ora a dover affrontare i suoi avversari. Tutti su di lui. Russo ancora in attesa. Qui Ledger ha giocato benissimo, ottima mossa da parte del russo, che però ora si ritrova assediato da mille traiettorie diverse. Alla fine riescono ad inchiodarlo. Ci rimettono però tantissima vita sia Sir Boss che Enemy nel riuscire ad inchiodare il russo. Hanno dovuto perdere quasi tutti i punti vita. Adesso le trappole di Ledger diventeranno molto pericolose per loro. Sider nella speranza di poter usare i suoi droni, non si è visto poi quel granché da parte delle sue attrezzature nel round precedente. Decidono di resettarsi i Penta per fare l'ultimo push nei 30 secondi finali, cosa pericolosissima contro uno Smoke, un Echo e un Legion. Scelta discutibile vista anche il tempo a disposizione da parte dei francesi. Sono rimasti solo 33 secondi, è morto solo uno dei russi. Questa è l'occasione per potersi approfittare del tempo, del poco tempo che rimane a disposizione degli attaccanti. Attackers have dropped the bomb diffuser.
Infatti Shepard ci delizia con una kill di Smoke. Poi si riposta dal push dall'altro lato. No, anzi la picca attraverso il pavimento. Revan ora disperato deve distruggere il dispositivo di Echo, ma prontissimo Shepard ad uccidere il portatore del defuser. Adesso rimangono solo 2 secondi a inventarsi l'impossibile. Vincono di nuovo gli Empire, portandosi a casa un altro round incredibile con l'attesa da parte degli avversari. Troppo lenti questi Penta, perdono un'altra grandissima occasione perlomeno di portarsi sul 3-2. Ora gli Empire hanno un grandissimo vantaggio rispetto ai loro avversari, possono portarsi a casa la partita con solo 2 attacchi vincenti. 4-1 proprio come ieri. Sembra la stessa partita, hanno rischiato anche meno di ieri qualche round, quindi molto bene il Team Empire. Molto molto bene davvero, tante perplessità sui Penta Sports, soprattutto dal lato delle tempistiche in attacco, tanti sulla scelta di andare sbagliati. Sulla scelta di andare in attacco, cominciare in attacco contro questo team su questa mappa. E dopo che hai subito quella batosta con gli spagnoli, sicuramente tutto andato nel verso peggiore per i francesi, che non hanno iniziato la giornata nel modo migliore. Venivano visti come tra i favoritissimi di questo torneo, erano arrivati in finale winner bracket con tranquillità, adesso si ritrovano a vedersi sfumare davanti agli occhi il sogno dopo due partite, una più brutta dell'altra dal punto di vista chiaramente non del gioco ma dal punto di vista loro personale, perché ovviamente stanno soffrendo tantissimo sia gli spagnoli che i russi. Ora c'è chiaramente il cambio di ruolo, Penta Sports in difesa, iniziano anche loro al piano di sopra con una formazione molto simile a quella proposta dei russi in prima istanza, con 2 pesanti dotati di Agog, addirittura un francese che lascia ben sperare per una ripresa aggressività da parte appunto della squadra francese. Dal lato invece Empire vediamo come la scelta di giocare con Termite sia stata abbastanza denigrata. Joystick con Ashi invece inamovibile. Molto strano che i Penta Sport decidano di non usare Clash, per esempio. Dopo averla sofferta così tanto, potevano anche pensare di poterla riproporre, almeno per il primo round, quello dove i Penta Sport non se la sarebbero aspettato. Invece hanno deciso di puntare di più sul Pulse e sulla verticalità. L'unica differenza forse per gli Empire rispetto alla giornata di ieri è stata l'aggiunta del Lion, che in effetti fino ad oggi l'abbiamo visto bandito quasi sempre, invece appena ne hanno avuto l'occasione l'hanno schierato. Vediamo Joystick che pulisce tutto il piano inferiore per evitare magari il posizionamento del Pulse. Sicuramente lo avranno dronato, sapranno della sua presenza, ma lo stanno cercando. Informazioni che non mancano ai russi, addirittura qui un po' indeciso Joystick sul da farsi, voleva sparare evidentemente un lanciagranate per terra, poi ci ha ripensato. Russi che sono molto bravi a tracciare i propri avversari con i droni per poi andarli a prendere. Informazioni che in effetti non possono essere limitate in alcun modo, perché non ci sono classi in difesa modello ostacolare. Qui un lanciagranate perfetto, signori, la raffica. Stato fortunato enemy qua. Ma subito Sider poi ad aggiungere pressione, qui enemy a doversi curare per sopravvivere dopo che ha rischiato la morte e l'ha mancata davvero per pochissimo. Enemy poveretto è costretto a stare in una posizione molto scomoda, non potersi muovere, però riesce a fare questa kill importantissima. Bellissima la frag qua di Joystick, studiata a tavolino dal Team Empire. Tante flash, arriva una granata, si deve spostare e Dash lo termina. Qua Panix non è stato dronato, errore da parte del Team Empire, che adesso si trova con uno contro uno in office. Il duello, ancora il capitano, ancora ad aggiungere pressione sugli avversari. Ora i Penta sembrano essere leggermente
Rinati per un po' in crisi, ultimi secondi per inventarsi qualcosa. Lion qui, Shepard riesce perlomeno a portarsi sul pareggio numerico. Tutto sta in mano al buon Revano con il suo panetto del C4 spaventoso. Poi Hungry aggiunge del suo. Bravissima questa coppia, rimasta in difesa addirittura un po' la beffa. Ci scherza un po' su, vuole distruggere il morale altissimo dei russi, giocandoci un po', scherzandoci un pochino sopra, un pochino di beffa chiaramente. Revan è un po' indeciso se far qualcosa oppure no. Forse dovevano ancora finire di parlare. Hanno sfruttato questi pochi secondi per parlarsi e decidere cosa fare nel prossimo round. E nel frattempo magari anche spezzare un po' del mood positivo degli avversari. Si trovano finalmente per i francesi e sfortunatamente ovviamente per loro. Comunque questo errore nella fase di droning di non trovare Panix gli è costato il round. Avevano fatto tutto bene il Team Empire, si sono dimenticati di dronare proprio l'angolo di Fontana e lì Panix ha portato a casa due kill importantissimi. Già all'epoca di quando erano Mokit e non erano Pentasports, in effetti quel Panix nella zona di Fontana si è visto più volte pericolosissimo. Lo avevamo sottolineato tante volte anche in stream durante appunto la Pro League, quanto quel giocatore in quel determinato punto avesse venduto talmente cara la pelle da vincere addirittura delle partite da solo proprio in quel settore. Oggi si riconferma con quel grandissimo ruolo di cui lui è maestro. Qui gli Empire forse hanno usato un po' troppo, hanno deciso di andare a prendere un giocatore che in quella posizione è veramente inamovibile. Senza neanche dronarlo, il primo non se lo aspetta. Joystick è entrato con le spalle tirate. Seconda difesa obbligatoria per i Penta. La strada si fa sempre più in salita, sempre meno scelte difensive possibili. Dal lato Empire chiaramente ancora tanti round a disposizione per poterla concludere facilmente. Il vantaggio si sta facendo ancora sentire. Penta che però hanno a disposizione delle difese. Chissà, forse volevano semplicemente togliersi gli attacchi, togliersi diciamo la pillola per poi passare alla parte un po' più facile del match. Poi cominciando attacco si hanno due difese negli overtime. Ecco, Garzeka forse un po' arrabbiato, lancia con una precisione incredibile qualche colpo che va a dettare una traiettoria addirittura verso la zona di Moschea. Momento di stallo, il Team Empire ha cominciato ad essere un pochino più lento. Capito di avere un avversario che non l'ha neanche data via vinta. Ancora un po' in attesa. I russi si sono un po' intimoriti. Vogliono eliminare di nuovo quei giocatori all'interno di Fontana, Moschea, tutto quel settore. Però stavolta iniziano con un atteggiamento decisamente più riflessivo. Parte lo spot. Sperano. Calcolando la traiettoria per il tiro, Garzeka, il lancio, signori, Panix poi su joystick, il tiro della granata che ferisce gravemente Sir Boss ma non lo uccide. Continua a tracciare i suoi movimenti. Allora decidono di lasciare. Troppo tempo speso per gli Empire per non concludere poi quel granché. Hanno addirittura perso uno dei loro giocatori migliori, quello che doveva essere un entry fragger, si è spento troppo presto. Ora gli Empire sono costretti ad imbastire un inserimento forse senza aver conquistato neanche il settore superiore, tanto è vero che stanno scendendo tutti per non dover perdere altro tempo. Lancio di Zofia, Saitero chiaramente con il vantaggio dell'Agog, sia in attacco che in difesa. Ormai qui Enemy però ha un fucile a pompa, sul castle una scelta particolare, sapevano già che quello sarebbe stato un punto di attacco. Festicciola pronta, magari anche a restituire un po' di verticalità all'avversario.
e riesce Enemy, spaventoso, ad inchiodare il suo avversario. Provano a tradare il compagno morto tirandogli un po' di tutto, sfruttando anche il drone di Lion. Niente da fare, ancora il buon Enemy se ne porta a casa un altro. Poi alla fine Shepard riesce ad inchiodarlo, ma ormai ha perso veramente troppi compagni strada facendo, il tempo non è dalla loro. Ancora il boss, povero Shepard disperato, niente da fare. Penta ora di nuovo in carreggiata, si rimettono sul piede giusto, due difese vinte su due per ora. Adesso arriva veramente la prova del 9, gli avversari sono ancora in vantaggio di un solo punto, ma dovranno difendere in un terzo site. Perfetta la difesa da parte dei Penta, sapevano già, hanno sfruttato al massimo tutti i loro operatori, tutti i loro gadget, e il Team Empire non è riuscito proprio a fare nulla. Tanto un saluto a tutta Milano che ci sta seguendo, fateci sentire un bel applauso ragazzi per questa finale Loser Bracket. Il vincitore di questa partita andrà a giocarsela contro i Vodafone Giants, che stanno già aspettando il vincente di questo match agguerritissimo. Gli Empire sembravano dominare, ma adesso i Penta si stanno rimettendo sul piede giusto. Chissà che non riescano a rispondere all'armata russa, all'invincibile armata russa che ci ha fatto vedere veramente i numeri ieri pomeriggio. Vediamo se oggi troverà pane per i suoi denti. Terza difesa in doganali. Già vista anche tante volte in Pro League. Boogie nella parte alta del muro per poter permettere il lancio di smoke in un secondo momento. Cominciano già a aprire il soffitto per permettere ai propri compagni di difendere da sopra. Formazione francese che, contrariamente agli avversari, non schiera nessun pesante. Difesa totalmente predisposta alla velocità, forse un po' di confusione tra Panix e Revan che si vanno incastrando sulla stessa porta. Dovevano ultimare entrambi del lavoro, si ritrovano ad accavallarsi. Pentasport sono stati bravissimi a togliere le sicurezze del Team Empire, cioè joystick in attacco non l'abbiamo neanche visto, lo stanno veramente aspettando, sanno dove lui si troverà, dove di solito attacca, e quindi riescono a bloccare tutta l'iniziativa di questi russi. Panix qui ancora all'attesa di qualche avversario che si avventurerà verso di lui. Proprio Panix è stato quello che si è distinto di più dei francesi in questa seconda metà di partita. Finalmente sta facendo sentire il fiato sul collo ai russi. Inizia il duello, però è Karzeka che se lo va a prendere dopo avergli tessuto le lodi. È il primo che ci rimette le penne, evidentemente gli ho portato un po' di iella. Molto bravi nella fase di droning. Mi pare sembra che voglia essere un attimino più lento, ma più sicuro di dove potersi muovere. Il resto della formazione Penta non è disposta a restare a guardare, vorrebbe tradare il compagno morto seppur con notevole ritardo, vorrebbe cercare di aggiungere pressione al lato superiore che a poco sta venendo conquistato ora dai russi. Si stanno facendo strada, vogliono andare a sfruttare la verticalità sul site difensivo, ed è infatti anche Karzeka ancora anche su Sir Boss. Cover me, reloading. Questo round i russi sembrano lenti ma inesorabili. Minuto alla fine del round, pare stavolta in notevole vantaggio, forse non sanno che però Enemy sta cercando il flank dall'altro lato. Joystick aggiunge pressione, rimangono in due i Penta, ora anche immobilizzati. Il duello qui, l'errore da parte di Shepard che evidentemente non si aspettava un avversario al piano di sopra, e Revan a metterci del suo, defuser a terra. Un altro grandissimo errore, i russi si ritrovano ancora 2 contro 2, forse non ha visto che è stato letteralmente atterrato, invece sì.
C'è Bard poi di nuovo un uno contro uno, Revan contro Garzeka, il russo riesce a salvare la situazione di un round che era iniziato benissimo ma che sembrava stesse precipitando verso l'abisso, ritrovandosi di nuovo un uno contro uno quando stavano vincendo per 5-3. Gli Empire hanno fatto lo stesso errore di prima, non hanno dronato un roamer e poi questo ha fatto, li ha presi tutti da dietro, poi non c'è stata comunicazione. Sulla fase conclusiva i russi peccano un po' in comunicazione, a volte li vediamo commettere inserimenti frettolosi per cercare di velocizzare un po' la faccenda. Ora però si ritrovano di nuovo su una condizione vincente, di nuovo con due round rispetto agli avversari, e stavolta hanno l'ulteriore vantaggio di essere letteralmente sul match point. La terza difesa da parte di Penta non ha funzionato bene quanto le altre due, possono ritornare però sulle loro due migliori, possono ricominciare il giro della morte ripartendo appunto da archivi e armadietti, appunto quello al piano di sopra. Formazione con tre pesanti, signori, no, ci ripensano, infatti anche qui arriva a cambiare, però Jakog sicuramente la faranno da padrone, chissà che non ci sia anche un tentativo di spawn pick verso gli avversari, chiaramente andrebbe ad inchiodare perlomeno un pochino gli Empire, che sembrano essere particolarmente sicuri di loro soprattutto inizio round. È da dire che il team Empire costruisce sempre bene, le basi, le fondamenta del round partono sempre bene, poi ogni tanto si perdono. Qui di nuovo gli occhi del male, tutto pronto di nuovo. Stavolta la difesa sembra voler valorizzare ulteriormente il lato est che evidentemente è stato attaccato con tanta tanta attrezzatura dal team Empire. Vogliono prendergli un po' le misure, chissà se i russi mangeranno la foglia e decideranno di andare altrove. Tanto, eccolo qui, enemy ci prova, si è lanciato in avanti, cioè ha fatto un tentativo, forse dal lato sbagliato, sperava di trovare qualche avversario, forse anche di distrarre qualche... rallentare un po' l'entrata di questo team Empire, che l'unico problema che si vede, che si nota, è proprio la lentezza. Ora Joystick spera di concretizzare una pick, guardate la precisione di questo giocatore, incredibile capacità di saper controllare la sua arma. Ricordiamo che questi due team, uno è di Pro League, l'altro è di Challenger, ma sta per diventare anch'esso, se tutto va come dovrebbe, anch'esso appunto un team della stessa Lega. Abbiamo l'onore qui a Milano di poter ospitare una coppia di squadre superlative di altissimo profilo. Qui c'è stata la chiamata del team Empire di switchare attacco, guardate, sono mossi tutti insieme. Addirittura il push, ragazzi, ma enemy risponde, mamma mia, li ritrova tutti e due, uno di fila all'altro, qui disastro totale da parte dei russi che si vanno inserendo frettolosamente. Francese ne approfitta, doppio sistema tropi piazzato per terra, disastro totale qui per i russi che devono ora uccidere tutti, anche perché non hanno neanche il defuser a disposizione. Enemy si concede anche una botta di relax. Che arrivano a dar manforte la difesa, a consolidare un inserimento impossibile. Ora Scyther su Revan, la strada per la vittoria su questo round è ancora lunga. Lunnato, il giocatore con il francese. Arriva anche la smoke a fermare l'attacco, quindi bravissimi poi il pentasport a bloccare questa volontà di push. E adesso... ora enemy! Tripla kill per lui su questo round. Li vuole tutti e manca pochissimo che non ci riuscisse, ma enemy gliene va rubando almeno uno. L'ace mancata per poco. Ma quanto è forte questo Doc in difesa. Gli Akog sono veramente forti in difesa. Oltretutto sono stati bravissimi perché, guarda, enemy si trovava nell'altro side, ha letto perfettamente, con il timing perfetto, il cambio di strategia degli Empire di attaccare Arbor.
qui. Ora situazione difficilissima, Mentasports devono riconfermarsi anche sull'altro secondo site che li ha visti vincenti nella prima occasione. Team Empire ancora a disposizione, un'ultima chance prima dell'overtime per portarsi a casa la partita. Non abbiamo visto, mi pare, quasi nessun overtime, davvero pochi in questo torneo. Potrebbe essere in effetti la prima occasione, grande occasione, forse sarebbe anche meritata chiaramente dalle due squadre che vorrebbero tutte e due portarsela a casa. Questa partita meritava le tre mappe. Questa partita meritava davvero le tre mappe, assolutamente d'accordo. Fatto, vi ricordiamo che il vincente di queste due squadre andrà ad affrontare chiaramente i Vodafone Giants, che si sono già qualificati oggi pomeriggio alle ore 15, ricordiamolo. Appuntamento tutti fissi davanti allo schermo, chi ha la possibilità chiaramente di venire qui a Milano, chi già è davanti al palco qui a Milano, mi raccomando, inchiodatevi le sedie, portatevi chiodi e martello. Fatto, qui Carzega ci fa vedere come si gioca a saltare tra una sponda e l'altra con il drone, davvero incredibile. Questa è scuola, signori. Dalla regia ci mostrano i punteggi che in realtà sembrano mostrare una discreta situazione di equilibrio da parte di tutti i giocatori. Nessuno sta facendo una brutta performance, nessuno sta facendo una performance superlativa, bene o male tutti si stanno un po' arrangiando. Chiaramente questa non è la partita per un unico giocatore che fa cose impossibili, qualche volta succede, abbiamo visto in effetti Enemy poco fa inventarsi qualcosa, Angry scusate, però fatto qui viene tirato di tutto al povero Sir Boss, si aggiunge pressione, addirittura droni, il lancio di granata forse un po' troppo tardi, si è già spostato, ormai è scappato. E invece però piano piano Joystick se lo porta a casa, poi subito Panix a tradare il compagno morto. Qui c'è stato un trade velocissimo, non l'abbiamo potuto neanche vedere per quanto è stato veloce, e poi Panix si teletrasporta letteralmente verso un pezzettino di armadio. Ora in attesa, pressione dei russi sempre dallo stesso lato, sempre da est. Shock gli fa una carezza ma non lo uccide, quindi gli ha permesso sostanzialmente di ritornare verso i suoi compagni. Ora chiaramente a fare un po' più sistema in chiusura per cercare di holdare gli avversari sull'ultimo minuto rimasto di gioco, ormai agli albori. Adesso i difensori sono tutti praticamente chiusi all'interno del site, il Team Empire ha la possibilità di muoversi. Lancio di granata è preparato per aprire la porta, non riesce Carzega, qui un po' un errorino. Sì, comprensione, indecisione forse sul lancio. Costretto a dover rimediare proprio il martello. Qui apre la porta e Enemy con il suo fucile a pompa è in una posizione di grande vantaggio. Ancora lì ad aspettare gli avversari, vorrebbe fare la festicciola, il primo che si affaccia già c'era riuscito in un round precedentemente proposto. Qui lo vede, mamma mia Carzega, è sempre lui a sfruttare la verticalità nel modo migliore da parte dei russi. Questa volta il povero Enemy non riuscirà a far man bassa degli avversari a suon di fucile a pompa, dovrà concedere lo spazio ai suoi compagni. Tutto è nelle mani dei tre francesi rimasti, hanno solo 12 secondi da dover resistere. Panix si lancia in avanti, il duello signori. Bravissimo Panix, qua si porta a casa mamma il round mia solo. Applausi per questo giocatore incredibile che riesce a vincere il round difendendo da solo, riportando la sua squadra in carreggiata e aprendo il primo overtime del torneo nello scontro forse più difficile, più complicato di tutto l'evento. 5 a 5 signori, completamente salvata. Panix qua ha fatto un numero incredibile. Fatto qui chiamata forse la pausa tattica. Evidentemente gli Empire si ritrovano un po' spalle al muro, si sono spaventati un pochino. Avevano l'occasione di poter concludere velocemente la partita
con tanti round di vantaggio, addirittura anche due match point a disposizione. Chiaramente i francesi non ci sono stati, non si vogliono arrendere tanto facilmente, sappiamo quanto siano composti comunque di giocatori capaci di poter fraggare e poter clutchare situazioni difficili, lo hanno fatto vedere tante volte, anche dal lato dei russi in realtà è successo più di una volta. Ora, tanta tensione, forse un po' spaventati il Team Empire. Adesso è veramente chi regge meglio la pressione, non è più chi è migliore, chi è più forte, ma chi regge meglio. Ovviamente i Penta si trovano in una situazione di vantaggio perché hanno recuperato 4 round, quindi sull'onda lunga di questo recupero potrebbero fare man bassa di questi russi, che però possono ritornare almeno una volta in difesa e ricostruire da lì. Sicuramente avere a disposizione comunque anche il tempo tattico chiaramente può permettere in una situazione attuale di andare a spezzare almeno un pochino il morale degli avversari, potrebbe essere la scelta giusta, peccato che sia arrivato solo durante l'inizio dell'overtime, è come se adesso la partita si fosse sostanzialmente azzerata, si riparte sullo 0-0, il primo che si porta a casa 2 punti si porta a casa la partita, va in finale contro i Vodafone Giants, qui chiaramente il gioco deve vedere per forza un vincente, entrambe le squadre in realtà stanno meritando, stamattina, ancora non ho preso il fuso orario italiano, evidentemente sono da qualche altra parte, sono in Russia con il cuore evidentemente su questa partita. E i Penta comunque hanno fatto una grandissima scelta a decidere di attaccare per primo, così adesso nell'overtime doppia difesa su questa mappa è veramente avvantaggiato. Sicuramente tutte le difese sono state avvantaggiate, avere la possibilità di poter difendere 2 volte su 3. Oltretutto nei tuoi 2 side migliori che non hai mai perso. E dopo che hai difeso per 5 round di fila, quindi sei anche abbastanza abituato, sei anche un po' in linea su quello che è stato il tuo gioco nell'ultima mezz'oretta. Mezz'oretta circa, assolutamente sì. I Empire però possono fare molto affidamento sulle informazioni, sugli errori commessi durante questa seconda metà di gioco, tant'è vero che schierano comunque almeno il capitano. Se possiamo muovere una critica nei confronti del team russo, forse abbiamo visto poca varietà d'azione, poca varietà di scelte, soprattutto nell'ambito delle classi, solo qualche volta. Questo capitano in realtà sembra un'anomalia rispetto al loro stile di gioco, che spesso e volentieri propone le stesse soluzioni anche in situazioni dove magari si potrebbe proporre qualcosa di differente. L'assenza di un Termite in ogni round in attacco, quando sei per certo che i tuoi avversari difenderanno in armadietti, potrebbe essere comunque discutibile. È chiaro che Shockwave ha una predilezione particolare per Ibana, lo abbiamo visto tante volte, ne è un grandissimo maestro, ma a volte si potrebbe pensare ad un Hard Breacher differente. Enemy sotto pressione stavolta, i russi lo vogliono far fuori prima e ci riescono, signori. Bravissimo joystick, finalmente in attacco riesce ad essere efficace, non l'avevamo visto quasi per niente negli scorsi 5 round. Russi che sicuramente fanno tesoro dei loro errori passati, questa volta la prima cosa che fanno è decidere di andare a togliere quel giocatore che li aveva condannati a morte sul round in attacco proprio in armadietti poco fa. Qui la pressione aumenta, chiaramente non ci sarà più un Doc a rispondere subito all'inserimento. Shockwave sta aspettando l'occasione giusta per portarsi addirittura il plant con la copertura dei compagni, forse le frecce di Capitao stanno per arrivare, joystick si è già appeso per dare la giusta, il giusto supporto attraverso la traiettoria. Il lancio di flashbang sbagliato da parte di Shockwave, ma comunque li hanno chiusi dentro, cominciano le flash, arriveranno le frecce, si spera a brevissimo, e lì il plant. Panix pronto all'uscita, l'occasione, si lancia in avanti, lo va a prendere joystick, signori, di nuovo tutto fermo, ma Shockwave nel frattempo è andato al plant, Karzega a dargli una mano, aggiungere pressione, coprire il compagno, inizia finalmente la fase d'azione su questo primo round dell'overtime. Ora Penta devono lanciarsi nel retake immediatamente, non hanno più tempo da attendere.
qui è una posizione perfetta Karateka per poter tenere qualsiasi push del team Penta. The Shepard con la sua tripla kill ad inchiodare completamente i Penta, che poi si ritrovano conclusi da anche Shockwave. Plant perfetto, giocata perfetta da parte degli Empire, che vanno inchiodando subito il giocatore chiave di questa difesa e poi si portano al Plant con tutte le utilities. Bellissima giocata, un round superlativo da parte loro con il round in attacco, quello che davamo favorito per i Penta Sports. Ora si ritrovano sul 6-5 con la possibilità di portarsi a casa la partita e arrivare in finalissima contro i Vodafone Giants sull'unico round in difesa che hanno a disposizione, quello dove li hanno visti sempre favoriti sul loro site migliore, Armeria e Archivi, con i leggendari Agog di Shockwave e Sider prontissimi a dare battaglia, ma anche pronti Joystick e Karateka a fare man bassa degli avversari a suon di proiettili. Vedremo se i francesi riusciranno a rispondere a questa terribile difesa che li ha visti condannati più di una volta. È ritornata anche Clash. Vedremo se riuscirà ad essere efficace, a dare tanto fastidio, far perdere tanto tempo come l'abbiamo visto nel primo round, oppure se i Pentasport con questo Capitao riusciranno a evitare danni. Tutto è pronto, signori. La possibilità per il Team Empire di andarsi a giocare la finalissima. Guardiamo che questo è l'unico round di attacco vinto da e Pentasport, era proprio su questo site. Entrambe le squadre ci credono ancora. Nulla è perduto. Non è finita finché non è finita. Sider qui a posizionare i suoi droni. Pronto. Sperando anche di poterli utilizzare. Inizia finalmente l'attacco di quello che potrebbe essere l'ultimo round per i francesi. A meno che di un gioco superlativo da parte loro, devono fare fronte unito, devono giocare bene per l'obiettivo come hanno già fatto in altre occasioni, come abbiamo visto appunto vincere da parte dei francesi. L'unica volta in cui sono riusciti a portarsi a casa l'attacco lo hanno fatto quando hanno giocato solo per l'obiettivo. E subito Joystick a cercare di portarsi a casa una frag, sarebbe l'occasione della vita, sarebbe la svolta definitiva. Soprattutto c'è Q che è molto pericolosa per i droni di Echo, quindi darebbe un vantaggio enorme. Intanto arriva subito la breccia, non perde tempo Enemy. Nel frattempo Joystick ancora alla caccia della sua preda, verticalità impedita dal basso verso l'alto dal giocatore appunto con Jäger, che sta aggiungendo pressione sugli avversari, però è rimasto ferito nel frattempo cercando di inchiodarlo. Trova veramente sempre i droni in ogni dove, all'occhio lesto per i droni, è abituato per sparargli. Aspetta, stanno perdendo tantissimo tempo con questo giocatore che gli sta aggiungendo pressione dal piano di sotto, non riescono a fare minimamente nulla, non riescono ad imporsi, vorrebbero perlomeno andare ad incrociare, perché Shepard chiaramente al piano di sopra farà altrettanto per impedire il plant. Ma il tempo scorre inesorabile, manca solo poco più di un minuto alla fine del round. I Penta ora sono costretti a portarsi al plant con le utilities a disposizione, nonostante non siano riusciti a portarsi a casa neanche una kill. Joystick lo sa, sta rientrando anche lui. Tutto è pronto per portarsi al plant, anche i difensori sono pronti, stanno aspettando l'occasione giusta. È questione di istanti prima che si cominci l'azione vera e propria di questo round. Serve aumentare un attimino l'aggressività da parte dei Penta e far sprecare queste smoke. Le smoke sono veramente tante. Iniziano le danze, signori, tutto sta venendo lanciato. Anche il drone di Sider si sta spostando, vorrebbe impedire il plant. Anche Revan forse se ne sta accorgendo. Arrivano altre frecce, il duello, Joystick riesce su Hungry, impedisce il colpo dall'altro lato. E qui il drone di Echo potrebbe farla da padrona. Ancora Clash ad aggiungere pressione. Il defuser nel frattempo è stato posizionato, ma i Penta sono in inferiorità numerica. Ne approfittano gli Empire che si stanno lanciando sui propri avversari. Ne rimangono soltanto due. Devono difendere questi cinque giocatori rimasti in vita. Devono difendere questo defuser attivato.
si lanciano in avanti, ne uccide un paio, ma poi atterrato da Saiter, è rimasto solo Sirbas, 1 contro 3, il duello tra 2 contro 1, De Buser ormai armato, non c'è più tempo signori, e ce la fanno signori, gli Empire vincono questa finale loser bracket, vanno a giocarsela contro i Vodafone Giants in finalissima, ed è GG, i Penta sconfitti. Incredibile signori, quelli che venivano visti come i gran favoriti di questo torneo sono quelli che devono cedere il posto ai russi, andare a vedersi la finale in tribuna. La finale sarà a questo punto Russia contro Spagna, Team Empire contro Vodafone Giants. Che partita signori! Partita incredibile, finita proprio per un pelo nelle mani dei russi, sono rimasti penso insieme a 10 HP, sommandoli, avevano fatto quasi il miracolo i Penta in 3 a riuscire a difendere questa bomba piazzata, ma poi